Veronica ha sempre avuto la passione per il calcio e ormai da 2 anni è diventata la numero 10 della squadra femminile della città. Insieme alle sue migliori amiche, Anna e Giulia, si allena almeno 3 volte alla settimana. Approfittiamone, sono in campo, entriamo negli spogliatoi. Ok, cerchiamo di fare silenzio. Facciamo uno scherzo alla fuoriclasse della squadra. Dopo l'allenamento, Veronica, rientrata negli spogliatoi, si accorge che qualcuno ha messo le mani nel suo borsone. I cyberbulli si impossessano del profilo social di Veronica e della sua identità digitale. La usano per postare la foto della sua biancheria dopo averla sporcata con dei coloranti, mettendola in ridicolo. La foto fa il giro del web. Veronica ormai si vergogna di uscire di casa e prova imbarazzo per la foto e i commenti diffusi attraverso i social. Da sola, nella sua camera, inizia ad avere dei pensieri tristi. Strano, anche oggi Veronica non è venuta all'allenamento. Sì, sto iniziando a preoccuparmi, non è da lei. Veronica è ormai esausta, non riesce a trovare una via d'uscita da questa situazione, non vede più colori nel mondo, non sapendo che fare, sceglie la via più tragica. Fermati, insieme troveremo una via d'uscita. Non arrivare a tanto, sei troppo importante per noi. In Veronica si riaccende la speranza. Non si sente più sola. Anna e Giulia, da vere compagne di squadra, le hanno dato la forza e il coraggio per essere di nuovo parte del gruppo. La numero 10 è tornata in campo.